il consigliere nazionale della delegazione per il Veneto orientale. Rappresento la presidenza nazionale in questo fantastico evento che si sta svolgendo oggi sabato 2 settembre 2023 con l'entrata in porto del sommergibile Romei della classe Todero per l'evento che si svolgerà poi nella giornata di quest'oggi pomeriggio con le autorità della Capitaneria di Porto, le autorità militari in città, e domani si proseguirà con la celebrazione in città per la manifestazione e si concluderà poi lunedì 4 con una tavola rotonda sulle attività che la Marina svolge con i sommergibili e spiegando anche la storia e le verità su il comandante, la medaglia d'onore d'oro al valore militare Salvatore Todero. Per caso sapete già gli orari delle visite del sottomarino? Le visite del sottomarino, per quanto riguarda l'associazione, i soci di ANMI, di tutto il Triveneto e anche quanti altri vorranno venire, sono domani giorno 3 dalle 14 alle 16, mentre è aperta al pubblico dalle 9 a mezzogiorno e dalle 17 alle 19. Grazie a te. Prego. Avere con noi una rappresentanza regionale, Jonathan, vedo che sei presente, è bello avere con noi, insomma, un nostro rappresentante regionale. E penso che anche tu sei ben contento che ci sia questa manifestazione, questa rappresentanza appunto della Marina Militare a Chioggia. Ma non solo bello, ma è anche fonte di orgoglio. Porto i saluti del Consiglio regionale, anche di quello comunale che faccio parte. Ed è un momento di grande orgoglio per la città, non solo per la presenza importantissima della Marina Militare e di questo bellissimo sommergibile, ma anche perché caliamo in questi giorni questa presenza del sommergibile all'interno di un contesto ben più ampio, che è quella di ricordare la figura del comandante Todero, nostro concittadino, che ha saputo fare di quelli che sono i valori del mare i valori e la bontà che devono guidare l'opera, insomma, di chi vive e lavora in mare, un orizzonte che ha perseguito e ha seguito per tutta la vita. C'è anche un film importantissimo con Favino che stanno presentando alla Mostra del Cinema, e quindi poter iniziare questi giorni che avranno la vocazione appunto di quello che abbiamo appena detto, con un ingresso così importante nella città, che è un momento bello di spettacolo, di gioia, di festa, anche culturale, grazie alla nostra Marina, grazie a chi ha lavorato per questa iniziativa, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, è un momento davvero bello da cittadini chioggiotti e da istituzioni regionali. Grazie Gianni. Grazie Andrea.